giovanile, studentesca appunto di Casa Pound. Il più grande ha 38 anni, gli altri ne hanno 23, hanno precedenti per lesioni, violenza e altri reati, uno è da spato. E la cosa incredibile di questa vicenda, la dico al volo, è che con il pretesto vuoto di una maglietta indossata appunto dai ragazzi dell'associazione di Carocci, questi che erano a Trastevere per partecipare ad un addio al nubilato, quindi manco in una serata, come dire, di raid politici a cui purtroppo spesso Casa Pound e Forza Nuova ci hanno abituato, attaccano con un pretesto futile queste vittime. E questo è un segno di come la violenza di strada, l'odio, la rabbia spesso ormai si incanala anche sotto i segni e le bandiere di partiti politici. Perché la colpa era di indossare questa maglietta rossa con il nome dell'associazione Piccolo America, no? Esatto. E vi hanno detto: voi siete antifascisti, cosa... Hanno detto ai ragazzi: levate questa maglietta perché è una maglietta antifascista. I ragazzi hanno rifiutato di spogliarsi in mezzo alla strada e di levarsi la maglietta. Edoardo Silos Labini, siamo di fronte a che tipo di aggressione? Aggressione di tipo politico? Che idea si è fatto lei? No, guardi, sicuramente il clima si è un po' fomentato negli ultimi mesi, però... Dobbiamo dire che spesso si parla di aggressioni da una parte quando non si parla invece di aggressioni dall'altra parte politica, perché sennò dividiamo sempre tutto il nostro paese in buoni e cattivi. Quando c'è un'aggressione va condannata assolutamente, di qualunque parte sia, però spesso secondo me si fomenta questa paura di neofascismo, di ritorno al fascismo in un modo troppo esagerato. Altrimenti dovremmo parlare anche di ritorno del comunismo, perché sappiamo benissimo, e lo dicono i dati dei dossier dei servizi, che il mondo degli antagonisti dell'estrema sinistra è molto più organizzato e molto più pericoloso, e ci sono molte, molte in percentuale più aggressioni dall'altra parte. Quindi, insomma, dobbiamo un pochino controbilanciare il tutto e condannare naturalmente la violenza come mezzo di espressione, naturalmente. Paolo Berizzi, siccome tu hai scritto da poco questo libro Nazi Italia, viaggio in un paese che si è riscoperto fascista, sei d'accordo con quello che